che magari in organizzazione c'è qualche finalista che non sono chiamato? È presente? Allora, per quanto riguarda le premiazioni vere e proprie abbiamo terminato. Adesso abbiamo ancora un po' di tempo perché volevamo far salire sul palco alcuni premi speciali che abbiamo fatto per il concorso. Sono tre premi speciali e ognuno per delle motivazioni diverse. Il primo che invito a salire è Giancarlo Bruschini. Scrittore, poeta, artista, organizzatore e autore multimediale. Giancarlo Bruschini è nato a Roma nel 1969. Ha vissuto diversi anni in Francia ed è bilingue. Da qualche anno ha trasferito la sua residenza nel comune di Cervello. Spirito eclettico, dotato di vivace e consistenza intellettuale, nell'81 ha pubblicato la sua prima raccolta con il titolo La pietra della parola. Nel 93 ha iniziato a interessarsi delle proprietà terapeutiche di alcune piante, tra cui l'aloe. E realizzandone un estratto appositamente testato privo di effetti collaterali, che ha avuto un'ottima accoglienza nel campo medico, come integratore e coadiuvante nella cura di varie patologie. Divenuto uno dei massimi esperti italiani in materia. Ha scritto numerosi articoli per siti internet e per riviste specializzate, partecipando a conferenze e seminari in tutta Italia, tra cui quello tenutosi nel settembre del 2001 presso il Castello Aragonese di Ischia, intitolato La Rosa, la dolce via del benessere. L'equilibrio tra la cultura e ambiente, come permesso della qualità della luce, è ancora presso l'Hotel Sheraton di Padova, la FAO, il Vaticano, l'Aula Rossi Sant'Anna, e la Biblioteca Cordiale a Roma nel 2009. Ancora voglio dire, nel 2004 è tornato a una sua antica passione, peraltro ormai tutta abbandonata, il mondo di media, la programmazione del computer. Lui ti comando alle varie cose anche in elettronica, nella prima gioventù. Aveva preso parte alla rivoluzione della radio libera, qualcuno lo ricorderà, e realizzato un'emittente radiofonica. Esperienza utile che l'ha condotto alla realizzazione della prima emittente tematica culturale in lingua italiana, dedicata interamente alla cultura, arte e scrittura live. In seguito, il pittorio ancora si chiama così, Estroverso Web TV, Estro Cattino Verso. Successivamente ha focalizzato il suo impegno in tale direzione, incluendo le grandi possibilità di internet con strumento di diffusione della cultura anche in funzione dell'avvento della banca larga. I frutti più recenti di questo impegno sono Media Libro, esclusivo ebook di nuova concezione, sintesi tra libro cartaceo e libro elettronico, arte e scrittura web TV. Estroverso Web TV, emittente tematica dedicata alla cultura. Allora, alcuni libri tra i tanti che ha pubblicato, La pietra filosofale, edizione Gabrielli, come avevo detto, L'anello mancante, che è l'ultimo libro che Massimo presenterà fra poco, è un libro di archeologia, perché Giuseppe è anche un grande archeologo. E questo libro ha avuto una incredibile... Molte persone stanno qua, hanno già letto e ha avuto un incredibile successo popolare e adesso Massimo vi esporrà insomma i contenuti di questo libro. Io lo ricordo. Non è nemmeno una storia.
è un pezzo della forse della nostra storia di qualche millennio. Zippo Giancarlo, l'anello mancante, si rifà ad alcune cose molto particolari. Noi abbiamo visto nei secoli di millenni abbiamo assistito a dei fatti. Noi, i nostri antenati, i precedenti, si sono verificati degli avvenimenti nell'universo e sulla Terra. Di una parte qualche volta se ne è parlato, di qualche altra parte qualche volta non se ne è proprio parlato. Ci sono stati eventi che sono stati diversamente interpretati, cadute dal cielo, pezzi dell'universo che si sono perduti, che sono affierati e piombati sulla Terra, diversamente interpretati. Ci sono i segni del tempo sulle pietre che rimangono in tanti paesi del nostro mondo, di cui c'è anche altro caso. Nell'epoca egizia, in una parte del sud e del centro America, segni che rimangono impressi sulle pietre, sul terreno, sulle statue, statue costruite che si sono perdute nel tempo e che poi si sono ritrovate. Alcuni di questi segni che lui descrive con storica e storia precisa, con riferimenti precisi. Giancarlo Agostini fa riferimento a cose che si possono vedere e andare a vedere. Io per un puro caso l'ho fissato per darmi un posto 2 mesi fa, poi lui presentò il libro 10 giorni prima, 7-8 giorni prima che io partissi. Fortuna così. E sono andato a vedere alcune cose della verità, lui ne citava alcuni, non ho visto anche altri, non so come interpretarli del tutto. Tra l'altro il nostro amico che presentò il libro di Giancarlo 2 giorni fece riferimento ad un simbolo che sta fra le migliaia, le centinaia di migliaia di simboli in uno dei 2 templi di Abyssinia, quello principale, ma io ho trovato qualcosa anche nel secondo e non l'avevo mai visto, era così, perché ci stavo con un po' di difficoltà in aereo per andarci quando un filamento non c'è sabbia, in pullman, allora ci vuole un po' di tempo per andarci, 3 o 4 ore, e poi qualche volta con la scorta perché è troppo vicino a sopra. Quindi per un puro caso mi sono trovato ad andarci 2 mesi fa e mi aveva detto questa persona: vai a vedere questa cosa in questo posto a sinistra entrando, fatto alcuni metri così. Io dice: portati una lampadina, ma pila perché non si vede bene, in effetti la vedo, ma la lampadina si può portare, il resto no. E mi sono portato, e c'erano alcuni di questi simboli. Allora Giancarlo fa riferimento a questi simboli e ci dice: sono caduti sulla Terra, e parte dal diluvio universale, da quello che noi nella nostra religione, in Europa, nelle religioni monoteiste soprattutto, si parla partendo dal diluvio universale, partendo dal nostro Dio. E ci ricorda alcuni avvenimenti. C'è un dato che a me ha colpito molto dentro questo libro, ed è un numero ricorrente, 7. Qualche volta mi è venuta l'impressione di dire: non è che ci siamo mica inventati granché con tutto questo 7, noi nei 7 giorni facciamo festa. Il 7 ricorre in una serie di circostanze, di avvenimenti, di momenti incredibili della storia del mondo. Io dico la storia del mondo perché partiamo da 8.000 anni fa. Partiamo da 8.000 anni. Il diluvio, forse anche